siamo quasi a metà della serata, però ancora è il Bunda. Ora sono le 7:30, ancora c'è da fare. Questa è la prima ora e mezza della notte nazionale, c'è già un gran caos, come potete vedere. È un programma ricchissimo, in Aula Magna si stanno alternando momenti teatrali e momenti musicali. Sono confusa, cioè nel senso ci sono un sacco di cose da fare, troppe, veramente tante, perché poi la gente va affidamento su di me, cioè, capito? No, per fortuna siamo un gruppo compatto. Voi due siete servizio d'ordine o di disordine? No, di disordine. D'ordine. Oggi ordine. Mettetevi d'accordo. Ordine. Tra l'altro siete vestiti di tutto punto. Ovviamente. Certo. Cravatta, giacca. Da due come noi che si può aspettare. Per forza. Anche noi ragazzi abbiamo riservato, ecco, delle sorprese per tutti coloro che verranno. Ci sono tanti ragazzi, sono di quattro marce, li stiamo dando la via verso le lettere classiche. Bene, li mandate via o li fate girare? Li facciamo girare. Okay. Si mangia. No, non è vero, non si mangia, quindi non è interessante. No. Non mangerai più del mio. Tu, il tuo puleno e il tuo puro sangue. Vi sbatterò fuori di casa. Alla madonna. Va bene. Andiamo da queste persone che dici tu. Ma te ne dovrai un giorno per questo. Epsiade. Figlio di Fidone del borgo di Cicinna? Sì, non è ancora attuale, senza il liceo classico quest'Italia che già sta andando per sentieri che non capisce manco lei che fa. Barbari? Ma barbari, qua oggi proprio dobbiamo stare molto attenti a difendere il nostro sud, il nostro essere Magna Grecia e soprattutto difendere l'eredità che noi portiamo, che è l'eredità della cultura greca e romana, che non è una cultura soltanto letteraria, ma è una cultura di civiltà, di educazione, di rispetto, di pacifismo, cioè è un mondo completamente diverso che noi portiamo. E in un mondo dominato dai barbari che pensano solo al profitto, noi del sud dell'Italia, come i nostri fratelli greci, gli spagnoli, il Mediterraneo, dobbiamo veramente essere un poco quel contraltare culturale. Io credo che la notte nazionale sia importante perché ribadisce l'importanza dei nostri studi classici, che sono quelli del greco e del latino. Io ritengo che siano importanti perché hanno qualcosa comunque di attuale, sono tuttora attuali. Io quando leggo una poesia di Saffo veramente riesco a rispecchiarmi, nonostante comunque sia stata scritta un bel po' di tempo fa. La risposta standard sarebbe perché ti aprono la mente. Acquisti anche capacità mnemoniche, perché a forza di tradurre riesci a associare una determinata parola al suo significato. Quindi tu c'hai una memoria che spazio. Cioè, non hai capito, Sergio, a me lo dici. Io una memoria, io tutto mi ricordo. Dimmi qualcosa adesso, io me la ricordo tutto. Non lo so, la terza declinazione. E allora, in che? In greco o in latino? No, in latino. Allora, in latino, terza declinazione. C'ho la prima, rosa. Qualcosa di sempre attuale. Sì. Sicuramente, sì. Che bisogna sempre studiare per avere una conoscenza globale delle cose. E poi li studiate? Certo. Ci proviamo. Okay. Ti aiuta a ragionare. E questo lo vedo non solo nelle versioni, ma anche nella vita. Quindi ti aiuta comunque a riflettere e a ragionare. Tradurre una parola in greco, quella parolina in greco maledetto, ti aiuta. Se giuro che aiuta. Ad maiora semper, che è il motto della mia scuola. Perché è importante avere una cultura su quello che è successo prima di noi, quello che ci è piaciuto. Imparare a ragionare, imparare a capire, imparare a criticare, imparare a essere esseri umani non è una cosa facile. È solo il liceo classico dà le carte per poter diventare un vero essere umano, altrimenti si diventa collezionisti di soldi, come li chiamo io, sanno manco che farsene, collezionano soldi e va bene, viva così. Grazie a questi potenziamenti che abbiamo adesso, che quando mi sono iscritta io non c'erano. Parlo come una cinquantenne. Quando ti sei iscritta tu? Mi sono iscritta 4 anni fa, però parlo come una trentenne che parla dei suoi ricordi liceali. Ora invece ci sono ordinati potenziamenti economici, spagnolo, francese, quindi chi più ne ha più ne metto. Insomma, adesso c'è di tutto, dai. Sì, fortunati i ragazzi che si iscrivono al liceo classico quest'anno, anche gli anni scorsi. Tutti fortunati. Com'è tornare? È un'emozione grandissima per me. Questa scuola mi ha dato tanto, sia a livello artistico che umano. Da esterni, quindi ex alunni, ex rappresentanti,
è bello, però c'è sempre quella cosa in più, qualcosa di nuovo, in aggiunta, insomma. Tutta la città, tutti i classicisti si aspettano sempre molto da questa notte, quindi... Quindi anche tu. Certo. C'eri sempre tu che mi tiravi su con dei film stupidi e senza dire una parola. Non mi capirai mai né domani né ora. E mando un bacio a tutti voi, Sergio, è stato bellissimo ritrovarti. Grazie. Ciao Gaetano, ciao. Grazie. Sono tornata un po' a casa. Bellissimo ragazzi, veramente. Mi mancava tanto la mia scuola. Cioè sembra che il tempo non sia mai passato. Cioè mi sembra di tornare quando io ero in aula magna, organizzavo, andavo avanti e indietro. Vedo tutti questi ragazzi e mi sento vecchia. L'entusiasmo e la voglia di celebrare il liceo classico c'è sempre, l'importante è questo. Viva il classico e viva la cultura classica, sempre. Com'è la vita nel mondo dei grandi una volta finita la scuola? Difficile, però facendo il liceo classico l'ho un po' meno. Cioè io ringrazio questa scuola perché sono cresciuta un po' prima, secondo me. Sono riuscita a capire tante cose anche sin dall'interno della scuola, che è una cosa molto importante. Perché sono arrivata adesso e poi volevo fare effetto sorpresa. Anche il loro video, il flash mob, adesso è andato pure in Australia, quindi finalmente siamo arrivati così lontano. Sergio ha fatto il video. Grazie. Speriamo insomma di che passi il messaggio della cultura classica, prima di tutto è di quanto vale, diciamo, ma loro sempre possono dirlo di tutti i nostri. Ho già fatto. Servono, sarei di parte io a dirlo, lo testimoniano e i tanti successi che i ragazzi hanno in ambito universitario, ma in generale nella loro vita quotidiana e nelle scelte che fanno. Quando i ragazzi del quinto anno mi chiedono quale facoltà scegliere, io dico che veramente possono fare tutto, perché sono abituati all'impegno, allo studio e sono elastici. Qui l'elasticità vuol dire adeguarsi anche a un mondo che chiede delle sfide continue.